Francesco Cavalloni si lavora molto sul turismo, certo, un grande assist per la comunità montana viene anche da questo aeroporto che fra un mese avrà il suo start. Sì, dal 10 luglio dovrebbero partire i voli finalmente da questo aeroporto Costa da Marfil di Pontecagnano. Sicuramente è un'ennesima sfida che deve cogliere il territorio per cercare di mettere in rete tutte quelle che sono le sinergie presenti. Certamente noi ci dovremmo far trovare molto presenti, perché poi al di là della presenza di un aeroporto ci vuole il collegamento, ci vogliono i servizi per poter arrivare al nostro territorio. Bisogna agire di squadra tutti insieme. Credo che con l'aeroporto, con la nuova uscita dell'autostrada che a Sala pure si farà, e soprattutto con l'alta velocità, credo che si apra un ventaglio completamente diverso per il nostro territorio, sia da un punto di vista turistico ma anche da un punto di vista lavorativo. Bisogna lavorare tutti insieme. Credo che questo effettivamente sia l'ultimo treno, scusate il bisticcio di parole, per poter far fare effettivamente quel salto di qualità che è indispensabile per tutto il nostro territorio. Se lavoriamo di squadra, se lavoriamo insieme, come abbiamo fatto tutti noi amministratori, soprattutto negli ultimi anni, i risultati ci saranno e sicuramente potremo avvantaggiare anche tutti questi nostri giovani che lavorano fuori e che potranno muoversi più facilmente anche a distanze non proprio vicine.